Amici di Marci Vlogs, dillo tu, dai, devi dire bentornati in questo nuovo video sul canale. Oggi, ragazzi, grazie a PlayStation, faremo un video che spacca tutto. Adesso spacco i muri! Oggi, ragazzi, grazie a PlayStation proveremo una nuova cosa davvero fighissima. Diciamo che PlayStation, essendo che siamo comunque periodo natalizio e tutto quanto, ha fatto un bel regalo per la community. Ha fatto un regalo totale. E ha praticamente creato questo gioco che può essere giocato sia online che fisicamente. Noi oggi giocheremo fisicamente, ma abbiamo scelto Fortnite. Abbiamo scelto Fortnite perché secondo noi è troppo divertente con questa sfida. Esatto, ma anche possono giocarlo online senza registrazione o quant'altro. Link in descrizione. Dove mettono i nomi dei loro amici, partecipanti, queste cose. Sì, basta che mettete il nome del partecipante 1, nome del partecipante 2, abbiate una console a casa o se siete online potete giocare anche online uno da casa propria e poi cliccate sul pesca le carte e ci saranno delle carte virtuali come queste qua. Adesso ne tiro fuori una. Prevediamo una carta, scegli un tasto del controller che il tuo partner in play non potrà usare. Se riesci a resistere per 6 minuti ottieni il punto. Non abbiamo parlato di lei. La protagonista. La Clessidra. La Clessidra, ragazzi. Questa qui, ragazzi, durerà 3 minuti. Quindi, se ci saranno sfide da 6 minuti, la utilizzeremo 2 volte. Proveremo a giocare una partita Fortnite in duo. In duo, dalla play divisi. Raga, totale. Perché poi noi siamo anche sadici e vogliamo divertirci giocando nello stesso monitor, nella stessa playstation. Esatto. Allora, sei pronto? Passiamo sul gioco. Allora, ci siamo. ZMarci95 contro. Chi è quello lì? Non sei degno di sapere chi sono, quindi non voglio far leggere perché il mio nome. Perché ti sta regalando le cose? Non far domande, sono Manzukic. Diciamo subito una cosa, giocheremo al meglio di tre, ovvero, non al meglio di tre, il primo che arriva a tre, tre punti, okay. Vince. Io pesco la prima carta. Tu vai con la prima? Vado con la prima. Io vado con la terza. Allora, vediamo la prima che cosa dice, sarà la prima, no, sarà la prima se dobbiamo fare okay. Questa qua. Allora, imita le posse del tuo personaggio che il tuo partner in play sta usando davanti a lui per 3 minuti. Devi farlo tempo con me però, vedi? Sì, se riesci a distrarlo ottieni il punto. Se invece l'altro riesce a non farsi stare, ottieni il punto. Quindi se muori praticamente. Ok, io ci sto, dai. Vabbè, sto. Appena devi rimanere fermo in game. Sì, sì, appena parte il match noi droppiamo. Sì. E lo faccio. Mi piace. Marco, ci siamo? Non lo so, io ho droppato. Ma dove stai droppando? È super lontano. Ma scusa. Cosa no, fai? No, non va. Se non droppi dove c'è gente non va, scusa. Allora, facciamo che prendi quanti Spider-Man. Vabbè, prendi quanti Spider-Man e ti aspetto. Okay. Eccoli, eccoli. 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 Ah, ok, va allora, bene. Io sono nell'angolino qua, ok? Ok. Guarda, ti devo far dar fastidio. Ok. Devo, tipo, ballare. Grazie, Marco. Allora, attiviamo la Clessidra. Clessidra, ragazzi, 1, 2... attivata. Oh, okay. Io vi dico subito che qua abbiamo il punteggio. Marci e Mark, eccoli qua. Non mi dare fastidio. Vedete? Marci e Marco, 3 no, più. Non mi pare che su Fortnite ci sia un foglio di carta per dar fastidio alle persone. Devo dar fastidio. Ma perché io devo... Ma... Come ti permetti? Oh, Raga, c'è gente. C'è gente, c'è gente. Non mi interessa. Io non ti devo difendere. Devi morire. Devi morire in qualche modo. Come faccio? Allora, lui dice che devo imitare. Devo imitare le mosse del personaggio che il tuo partner in play sta usando. Io sono Spider-Man. Non mi pare tanto Spider-Man. Sei proprio bello. Dai, vai dal tizio, scusa. Vai dal tizio, lo so. Allora, aspetta che devo prendere un'arma. Posso? Grazie, Marci. Tu puoi fare quello che vuoi. Ah, no, ma però se muori, è un punto mio. Quanto, eh? quanto manca? Dov'è la Clessidra? È qua dietro. Me la nascondi anche. No. Dai, dai, devi andare da sole persone. Oh, vabbè, ma da sole persone. Sono da me comunque, guardali. Allora, aspetta, non li vedo. Ah, perché tu dici puntini rossi, ok. Eh sì, e io devi guardare da lì. Aspetta, c'ho i guanti. Sono davanti a te, vero? Aspetta. Devo imitarlo. C'è scritto devo imitarlo. Allora, aspetta, Ok. Adesso stai costruendo. Non vedo un tubo. No, cosa ho fatto? Mi hanno lanciato pure le granate. No, no, Spider-Man. Via, via. Devo vincere. Dai, questa no, sfida. Non fai questa cosa. Oh, mi sparano da ovunque. Oh, ti assicuro che fare Spider-Man dal pad è molto difficile. Aiuto. Ma mi spiega. Ma provo a ucciderli. Non li vedo. Oh, oh, sono fortissimo. Dai, la doppia. Mamma mia. Ma dai. Mark. Finito il tempo. C'è un altro player. Dai, vabbè. Un punto per Marco.
Ok, uno l'ha fatto fuori. Dai, ma non ci credo. Oh, ma perché sono scarsi, dai. Oh, ma sono forte. Oh, 4 kill De Mark. Io non ci posso credere. Dai, vieni, pesca allora, la carta. Aspetta, ok, allora peschiamo la carta subito dopo. Scegli una posizione scomodissima in cui il tuo partner in play dovrà giocare. Se resiste per 6 minuti senza perdere, ottieni il punto. Se non ci riesci, allora, ottieni il punto. Cosa sta roba? Allora, io ho in mente una posizione veramente tanto scomoda per te. Tu dovrai giocare col pad dietro la testa. Ma così. Per 6 minuti? Possiamo farli diventare 3? Dai, vabbè, li abboniamo a 3. Dai, gira la classifica ora. Ma non ho. La devo togliere questa qua. Ecco, vai. Come si gioca così, bene? Guarda! Fa un po' male la testa. Ma tutto sommato c'è gente che spara. Da dove? Devi dirmi da dove, non c'è gente che spara. Bisogna andare addosso alla gente per forza. Eh sì, ma come... Ah, ma è Babbo Natale! È Babbo Natale! Bro, è Babbo Natale! È lui! Campione, ti giuro. È difficile. Mi fa male la testa. Mi fa male la testa. Mi spiace. Ma come faccio? C'è la safe, Marci, tira dritto. È vicina? Ah sì, è vicina, dai, meno male. No, mi fa male la testa, non ce la faccio più. Marci, hai ancora minimo 2 minuti. Che devo fare? Ecco, li ho visti. Che sei bello. Io sto ricaricando. Ti hanno sparato? L'ho visto. Bravo! Ma come ho fatto a ucciderlo? Sei fortissimo, Marci. Dai. Ragazzi, ve lo giuro, non ce la faccio più. Vieni qua, che dobbiamo buttarci. Ah! Non avevo capito. Non corre il mio tizio. Eccomi, campione. Ok, ci sono. Vai, splasha, splasha. Bravo, splashatore. 3, 2, 1. È finita, dai, bravo. 1-1, mamma mia. Era tosta? Sì. Ok, era tosta, va bene. Ascolta, aspetta, fammi mettere intanto il coso automatico. Ok, e andiamo in safe. Così. Prossimo. Vai. Allora, scrivi su un foglio il nome di un personaggio a tua scelta, attacca in fronte al partner in play. L'altra persona ha 3 minuti per indovinarlo. Ok. Allora, io non te lo attacco in testa perché lo vedresti su OBS. Ok. Lo scrivo qui. Lo faccio vedere ai fan. Va bene, io guardo lo schermo. Io giuro, guardo lo schermo, non truffo. Non guardare. Non guardo, giuro, c'ho gli occhi chiusi. Dai. Togli. Ok, fatto. Allora, io posso farti delle domande. Hai 3 minuti. Ok. In teoria non c'è scritto che puoi fare delle domande. Ah beh, cosa vuol dire? Come faccio a indovinare? Non lo so. C'è un tizio? Ah no, quello è un... è The Rock, mi sa. Dai, ti faccio le domande, non vale. Fammi le domande. Allora, è un personaggio pubblico? Sì, più o meno, diciamo di sì. È uno youtuber? Non è uno youtuber. È maschio o femmina? È maschio. Ok, è Iron Man? Non è Iron Man, anche perché Iron Man non sarebbe un buon youtuber, Iron Man, effettivamente. Ok. Io sono andando in giro senza Iron Man. È maschio, quindi. È morta questa persona? No, no, come è morto? Che ne so io? No, non è morto. Ci ho fatto video assieme? Magari, campione, magari. È un calciatore? No, mi stanno sparando! Da dove, champ? Da dove? Non ti vedo, ma dove cavolo sei? Mi hanno fatto fuori. Marci! T'ho detto di venire verso di Devi me! Devi rispondere alle mie domande! Dammi un indizio, perché sennò non capisco. È un personaggio non pubblico. Non sparo neanche a me. No, Da! È un personaggio pubblico molto importante. O comunque abbiamo fatto 5 kill. Ah, i 4 col io. Col pad, per essere la prima volta, fa del bene al mondo. Marrakesh. The Rock. The Rock, interessante. È diventato una meme di Minecraft, The Rock. Vi piace The Rock, ragazzi? Scrivete nei commenti intanto. The Rock? Non è The Rock. Non è, sarebbe stato figo fosse italiano. Perché ti risposto solo, sarebbe stato figo! Perché avrei avuto più possibilità di conoscerlo. Michael Jackson. No, è morto, ho detto che non è morto. Cavolo. È finito il tempo quasi, Non è finito il tempo. Guarda. Chiara Ferragni. Non è Chiara Ferragni, non lo so. È finito il tempo. Spider-Man. Era la cosa più simile del mondo. Lo stavi tizzando. Allora, 2 punti per Marci. Attenzione. Quindi, prossimo punto. Allora, se lo fai, vinci. No, facciamo così. Se arriviamo 2 a 2, si arriva a 4. Dai. Okay, va bene. Vai. Va bene. Pesca la carta. No, allora, facciamo che si arriva a 3. Punto. Ok. Vado. Vai. Devi farla leggere ai fan. Gioca bendato mentre il tuo partner ti guida per 3 minuti. Se riesci a sopravvivere, otterrai un punto. Ok, devi metterti testa. In inquadratura. Ok, devi ti metti la mascherina in faccia. No, tu. No, gioca tu bendato. Gioca bendato per 3 minuti mentre il tuo partner ti guida.
La mascherina. Va bene. No, ma prima aspetta. Ah, devo bendarmi. Allora, no, aspetta. No. Vabbè. Allora, facciamo che ti vengo a salvare e sì, poi parte la dopo sfida. Domani viene a salvare. Allora, no, ti giuro che ce la fa. Sì. Ti ha fatto fuori? No. No, che gioco io? Allora, se giochi tu bendato e ce la fai, hai vinto. Va bene. Dai, mettiti il cappello. Io ti... No, non metto il cappello. Ti guiderò. Sì, metto il cappello. Facciamo così. Con gli occhiali, perché metti in caso che non ci vedi. Allora, destra, bravo Scildini, mi sei piaciuto. Ora, cambia il tasto di Scildini, che almeno ti prendi un'arma. Ora stai rompendo, bravissimo. Ah, devo far partire il tempo da un'azione. Vai. Bravo, allora, no, destra. Destra, dritto. Devo cambiare arma? Ma si sta andando in giro col piccone per ora, E sta andando verso la safe con molta calma. Sì, ora adesso è il pompa. Molto, molto bravo, Madamarci. Sento gente a sinistra. Allora, sì, c'è gente un po' a sinistra. Io andrei verso destra, in realtà, perché... No, a destra. No, bravo. Giusto, bravissimo. Ok. Ora, curvettina a sinistra con proprio leggeri... Bravo. Ok, ottimo. Dritto. Destra un pelo. Alla rotonda a sinistra. Ok. No, vai dritto. Hai fatto la rotonda perfetta. Davvero? Sì. Sento gente. Vai dritto, non ti preoccupare della gente. Ma queste sono giuste left... No... Ma non dirmi che la destra e sinistra è ribaltata. Mamma mia, non c'ho parole. Allora, adesso devo fare una strada in cui passi in mezzo alla gente. Ok. Se faccio una kill mi dai 10 ma euro. Non puoi fare una kill, Marci. Allora, io ti faccio fare una strada dove passi in mezzo alla gente e nessuno ti calcolerà. Io vedo tutto bianco. Vai un po' la destra. Cioè, quello che riesco a vedere è tutto bianco. Bravo, ti basta. No, troppo. Perfetto, bravissimo. Io quello che vedo è tutto bianco. No, vedo qua c'è del cielo azzurro. Bravo. E qua vedo tutto grigio. Bravo. E poi non vedo niente. Bravo, mi sei piaciuto. Vedo la mia striscia nera che mi copre tutto. Molto, molto, molto bene. Allora, continua ad andare dritto a te. Però più che altro non c'è più in giro gente. Allora, manca pochissimo, ma non c'è più gente in giro. La gente sta continuando ad essere eliminata. Facciamo così, io finisco la partita così. Cioè, allora, se tu finisci il game così, hai vinto del tutto, okay, basta. Ok, va bene. Ok, allora, stai andando a crocevia adesso. Dimmi dove nascondermi nel caso. Vuoi nasconderti? Proviamo a vincere questa partita. Ci sono ancora 42 persone però, madamarci, Parto allora, c'è un cespuglio tra un po'. Sulla destra. E delle tende. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Perfetto, sei dentro il cespuglio ora. Se vuoi fiatare un po', guardare un po' dove ti trovi, puoi farlo, perché il tempo è finito. Quindi tu hai appena preso un punto adesso. Oh mio Dio, ma... Ma noi eravamo sotto. Noi eravamo dove c'è il canyon, esatto. Sì. Wow. Sì, si è fatto un bel po' senza non morire. Porca miseria. Per questo hai fatto il punto, in effetti. Hanno sparato! Sì, stanno sparando a crocevia. No, torna indietro. Bravo, proprio guarda prima. No, dritto, Marci, cosa stai mirando? Vai dritto, vai campione, vai dritto ancora. Builda. No, bravo. Ora premi R1. Bravo. Ora punta un po' più a sinistra, sempre con R1. Bravo, ora ancora, salta. Bravissimo. Ora, triangolo, bravo, sei sul tetto, Madamarci. Rompi qua che c'è il regalo. Davanti a te, Marci. Un po' più a destra. Ok, sparali, no! Te l'ho ucciso prima di te! È matto, Marci. È un po' più avanti a te? No, è dietro di te. Ora spara! 33! Non ci credo! Sta costruendo. Si è barricato davanti a te. Io scapperei, Marci, ha fatto un 33. Apri la porta, quadrato! C'è un R a terra. Un po' più indietro di te, un po' più indietro. Lì, a R, quadrato. Bravo! Ok, allora, calmiamoci. È questo l'R? Sì. È entrato dietro, a destra. È entrato, no! Campione, era 18. Gli ho fatto 38, gli ho fatto. Sì, gli ho fatto 30, 38, non so quanto. Allora, io penso che la sfida può concludersi qua. La sfida è finita. Se voi giocate online tramite il sito che trovate nella descrizione. Inoltre, se vincete la sfida potete vincere 4 wallpaper mobile esclusivi a tema PlayStation. Fatelo, mi raccomando, provateci. Taggateci su Instagram se fate tipo delle cose del genere, perché secondo me questa una tipo questo che sarebbe divertentissimo. Scegli un tasto del controllo che il tuo partner non potrà utilizzare. R2, è totale. Ma è qualcosa di... No, io sai cosa ti metterei?
Ti metterei che non puoi scegliere la visuale. Oh, non posso muovermi. Non puoi muoverti. Ok. Amici, ci vediamo in un prossimo video. Da Marci è tutto. Ciao! Ciao!